Bene, ciao a tutte, iniziamo. Per quanto non mi voglia sbilanciare, perché sto provando a organizzare un Itvadut come si deve settimana prossima per Yotet Kislev, del quale comunque oggi parleremo, quindi mi auguro di riuscirci. Purtroppo non sempre le persone che si invitano a parlare possono, per cui vediamo cosa ne verrà fuori. In ogni caso, siccome il giorno di Yotet Kislev, che è una festa che non solo non va trascurata, ma nel momento in cui se non la capiamo, non capiamo il valore incredibile che ha per ognuno di noi. Siccome quest'anno cade Shabbat, questo Shabbat vale la pena anche oggi parlarne un po' per arrivare a Shabbat pronti, in quanto Sì, ricevuto. questa festa. Aspetta, ti sento parlare, mi permetto di tacitare. Mettiamo sul muto. Ecco. No, ma chi pensa di non avere rumore intorno non mi dà fastidio, anzi, così può intervenire quando vuole. Comunque, come a vostra discrezione. In ogni caso, chi vuole parlare, ripeto, che entri e parli, tolga il muto e facciamo una cosa anche interattiva ogni tanto. Soprattutto non mi lasciate andare avanti che io parlo di cose e poi magari una serie di persone non mi stanno seguendo perché non mi faccio più capire e mi lasciano parlare da sola. Fermatemi, chiedete e così andiamo avanti insieme. Non mi fate andare avanti da sola. Ok, quindi questa festa di Yotet Kislev, del quale ora parliamo e poi anche collegheremo alla Parashah, perché si collega molto bene alla Parashah, ha vari nomi questa festa, che quest'anno appunto cade Shabbat. È il Rosh Hashanah, la Chassidut, è il capodanno della Chassidut, è anche il Matan Torah del Hasidut, addirittura, ed è anche chiamato addirittura Chag Chagim, cioè la festa delle feste. E per avere degli attributi così bombastici, vuol dire che ha segnato un momento fondamentale per tutti noi. E quello che io mi permetto di dire, secondo me, per quello che io sento, è che questo giorno del Capodanno della Chassidut ci ha praticamente dato un grandissimo regalo. E se io dovessi fare un paragone a cosa assomiglia questo regalo, avete presente quando si vanno a vedere, non so come si chiama queste cose, i film in cui ti mettono degli occhiali, dei sensori e tu sei in mezzo e vedi in tutte le dimensioni. Tridimensionale. 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 E quando anche senti percezione, tutto quanto. Ok, Sì. allora Admor Zaken ci ha regalato questi occhiali, nel senso che ci ha regalato gli strumenti che ci permettono di vedere, percepire, sentire, capire, comprendere la realtà vera. Perché noi abbiamo bisogno di questo? Non siamo né ciechi né sordi, né stupidi, per cui abbiamo un intelletto, abbiamo i nostri sensi, possiamo anche vedere la realtà per conto nostro. E mi permetto di dire che qui abbiamo un po' un'illusione, in quanto se possiamo descriverci noi come ebrei, Baruch Hashem, noi siamo quello che viene detto, Maminim Beimanim, Maminim, siamo dei credenti, figli di credenti. Abbiamo Scusa, ma sento una televisione sotto che non mi fa concentrare molto. Sentito. Ecco, no, fatto la televisione, la può tenere, ho tacitato voi, va benissimo. Ok, vuol dire essere credenti, figli di credenti, vuol dire che dentro di noi, chi se ne accorge, chi non se ne accorge, comunque ha impiantato dentro una fede, ha dentro Kadosh Baruch Hu be'atzmo, per cui ha impiantato dentro una fede e crede. E abbiamo anche ricevuto la Torah, studiamo la Torah, facciamo le mitzvot. Se però dobbiamo dire che noi siamo credenti, abbiamo fede,
se ci facciamo la domanda onestamente, quando non siamo occupati nella preghiera o nella Torah, chiediamoci onestamente a cosa crediamo noi, veramente. Noi crediamo a quello che i nostri occhi vedono, crediamo in quello che i nostri sensi percepiscono, quello che la nostra mente elabora sulla base delle percezioni, sulla base delle influenze culturali, dell'educazione, del modo che prevale di vedere le cose in determinato momento del mondo. Sono le cose alle quali crediamo. In pratica, però, questa è una visione del mondo del tutto soggettiva, dipendente ed è molto lontana, quando addirittura non opposta, alla vera verità, realtà del mondo. Abbiamo detto tante volte, la vera realtà del mondo è la verità divina. Soltanto la verità divina descrive e fa vedere attraverso gli occhi della Torah che cosa è veramente il mondo. Il mondo è stato creato da Dio con i suoi scopi, per cui soltanto attraverso gli occhi di Dio noi possiamo capire, comprendere, vedere la vera realtà del mondo. Però, siccome il mondo ci si presenta davanti a tutti i nostri sensi in modo molto eclatante, questo è quello che noi vediamo, questo è quello che noi percepiamo e questo è quello che noi crediamo. Anche se addirittura ormai la scienza stessa, in mille occasioni, dimostra come molto spesso e volentieri la realtà sia molto lontana e diversa rispetto alla realtà da noi percepita. Tantissime volte abbiamo fatto l'esempio degli oggetti inanimati che per noi sono assolutamente immobili e i nostri sensi, la nostra percezione ce li fa vedere così, per cui potremmo giurare che questo tavolo non si muove in nessun modo e finché la scienza non l'ha scoperta, questa doveva essere per noi la realtà. Una volta che la scienza è arrivata ad avere mezzi tecnici tali da poter vedere di che cosa è fatta la materia, scoprendo gli atomi e gli elettroni che si muovono in essi, oggi noi abbiamo la consapevolezza che tutta la materia è un costante movimento, è energia, e noi possiamo aggiungere energia divina. Per cui da una parte c'è quello che noi percepiamo e vediamo, dall'altra parte c'è quello che è la verità e in mezzo c'è anche la consapevolezza che noi cominciamo a farci di questo fatto, che non sempre la realtà vera è quello che noi vediamo e percepiamo. Però anche se lo capiamo, anche se io adesso lo spiego e tante volte ci abbiamo pensato e in qualche modo l'abbiamo anche capito, quando poi siamo immersi di fatto nella nostra vita di tutti i giorni, questa comprensione, aver capito che le cose sono così, non ci serve, non ci influenza, non ci aiuta in genere e non cambia veramente la nostra convinzione. Se in quel momento succede qualcosa, vediamo qualcosa, in quel momento noi siamo convinti che la cosa è esattamente così come noi la vediamo, è esattamente così come noi la capiamo e di conseguenza anche ci reagiamo emotivamente. In questo modo noi giudichiamo le persone, le cose, gli eventi e reagiamo anche con le nostre emozioni. Questo crea un mondo abbastanza di finzione, un mondo del buio, della menzogna, questo è il mondo nel quale siamo immersi. Però il nostro scopo è quello di far luce, quello di rivelare veramente la verità divina. E fino all'Admor Zaken, fino che il primo Rebbe di Chabad, il fondatore della Hasidut Chabad, di fatto non c'era veramente la possibilità di vedere le cose in altro modo e la fede, la religione rimanevano un dato distaccato dalla nostra vita di tutti i giorni, dalle nostre occupazioni materiali. Non le poteva influenzare. Poi qualcosa è cambiato e qualcosa ha cominciato a cambiare con il Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov sappiamo che è il fondatore della Hasidut, e il Baal Shem Tov ha cosa ha fatto? Lui di per sé ha cominciato a comprendere, e prima di lui c'erano già stati dei grandi che hanno cominciato a comprendere,
Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Arizal, tutti gli aspetti segreti nascosti della Torah. Il Baal Shem Tov ha approfondito, ha capito, ha compreso tutto questo, ma non aveva nessuno strumento per trasmetterli, per farli capire. Per cui la rivoluzione che lui intanto ha operato era quella di riuscire a collegare l'ebreo, soprattutto l'ebreo semplice, al proprio ebraismo, anche con le proprie emozioni, a immettere vitalità, entusiasmo, piacere, gioia nel proprio ebraismo, cosa che a quel tempo era come risuscitare i morti, nel senso che nel periodo del Baal Shem Tov la situazione di Israele era qualcosa di molto spento, come vicino a una, come paragone a una persona che sviene, che l'unico ebraismo attivo che esisteva era qualcosa di molto intellettuale, gli eruditi che studiavano, e d'altra parte c'era tutto il popolo semplice che non aveva gli strumenti, la possibilità di studiare, non aveva neanche nessun apprezzamento da nessuno, e che era per cui abbastanza lontano, non considerato. E il Baal Shem Tov ha di fatto rivitalizzato, riavvicinato tutte le persone semplici, dando loro una grandissima importanza. L'importanza di qualsiasi ebreo è quella semplicemente di avere un'anima divina e di poterla esprimere nel mondo. Per cui questa è stata intanto la rivoluzione, però il Baal Shem Tov, a parte questo, aveva compreso i segreti più profondi, gli aspetti più profondi della Torah, e non aveva però non sentiva di avere i mezzi per trasmetterli. Tutte le scoperte, le comprensioni già prima di Rabbi Shimon Bar Yochai e della Arizal sono sempre state qualcosa che sono rimaste all'interno di una stretta cerchia, non a disposizione di tutti, perché non a livello di poter essere compresi da tutti. Perché arrivare a capire, a spiegare, a entrare nella parte più interiore della Torah vuol dire toccare quella parte che rispecchia la parte più del divino più trascendentale, quello che la nostra logica non può afferrare, l'infinito. Per cui come vai a afferrarlo e come vai a spiegarlo? Per cui c'erano questa doppia cosa, che uno è il mondo materiale, la nostra vita di tutti i giorni, e l'altra è dove la Torah, con la sua halakhà, con la Torah rivelata, regola anche la vita dell'ebreo, ma gli aspetti più interiori della Torah, che sono la comprensione del divino più trascendentale, quella non la puoi afferrare, e le due cose non le puoi mettere insieme. Si racconta, più volte l'abbiamo ricordato, che fra le poche cose che ci restano scritte dal Baal Shem Tov stesso, perché tutto il resto noi lo abbiamo più dai suoi allievi, Baal Shem Tov racconta di un Rosh Hashanah nel quale lui ha avuto quello che si chiama Aliyata Neshama, quando perdi la percezione di dove sei, la tua anima proprio sale in alto, ha visione reale di mondi superiori, e in questa situazione il Baal Shem Tov ha incontrato il re Moshiach e gli ha chiesto quando arrivi, come ogni ebreo che desidera finalmente la redenzione, che Moshiach arrivi. E Moshiach gli ha risposto: quando le tue sorgenti si diffonderanno fuori, dappertutto. Questa risposta ha messo abbastanza in crisi il Baal Shem Tov, perché si è trovata nella situazione di dire: come faccio a prendere una consapevolezza, una chokhmah, una sapienza divina che è trascendente, che è inafferrabile, come faccio a portarla a tutti? Finché
il paziente stesso ha avuto la percezione e di lì ha avuto anche la gioia di sapere che in quel momento era venuto al mondo un'anima nuova. Noi sappiamo che esistono la maggior parte anime che ritornano nelle reincarnazioni per terminare i loro compiti, e più raramente può succedere che scenda giù nel mondo un'anima completamente nuova. Quest'anima nuova era la Dmora Zaken, e il Baal Shem Tov lì ha sentito per Ruach HaKodesh che quest'anima era la figura che avrebbe avuto la possibilità di portare, di fare quello che Moshiach ha detto, di portare le Mayanot, le sorgenti di questa conoscenza a livello in cui tutti possano bere di questa acqua. Ora, oltretutto, quello che è molto interessante in questa espressione del Baal Shem Tov, di Moshiach, è quando le tue sorgenti si diffonderanno, non l'acqua che esce dalla sorgente. Vuol dire che le sorgenti devono arrivare dappertutto, vuol dire non che chi riceve questa conoscenza, questo modo di aprirsi a comprendere il divino nel suo livello più vero e più trascendente, però che è anche dentro di noi, questo modo deve essere un qualcosa che deve arrivare a appartenere a ognuno di noi, in modo che anche noi possiamo diffonderlo, non che riceviamo, non che c'è un posto nel mondo dove c'è tutta la conoscenza e da lì vengono spediti libri, lezioni, eccetera, ma che in ogni posto diventa un posto che è in grado di trasmettere lezioni, di stampare libri e di diffondere. Questo è diffondere. Però, quando si pensa a qual è il significato, cosa vuol dire quando abbiamo capito Mayanot, le sorgenti devono arrivare dappertutto in modo che dappertutto deve poter sorgere questa conoscenza, questa consapevolezza. Però cosa vuol dire fuori, all'esterno, dappertutto? Cosa vuol dire? Sembrerebbe uno dice quando arriva in tutto il mondo, quando c'è una rete di diffusione che arriva in ogni parte del mondo, allora arriva Moshiach. È anche vero questo, lo vediamo come il Rebbe si è attivato in questo senso con tutta la sua forza, ma non è solo questo, perché la descrizione di che cos'è arrivare di diffondere questa consapevolezza, questa conoscenza fuori, il nostro fuori, quello che per ognuno di noi è il fuori, è esattamente il nostro intelletto. Cosa vuol dire? Ciò che caratterizza l'uomo, di fatto, è, rispetto alle altre creature, è il fatto che l'uomo è in grado di pensare, ha un intelletto e lo mette su un livello assai completamente diverso da altre creature. D'altra parte, questo pregio, questo vantaggio che è l'intelletto, da una parte è la prerogativa dell'uomo, dall'altra parte è anche il nemico potenziale più grande dell'uomo, il nostro intelletto. Il nostro intelletto, cioè, è la nostra trappola spesso e volentieri. Per cui infatti, se abbiamo parlato in passato di Amalek, che Amalek è Safek, è il dubbio, quale parte di noi sempre costantemente reagisce a qualsiasi cosa nuova che noi riceviamo, qualsiasi influenza di santità, e lì pone il dubbio, mette: ma chi l'ha detto? Ma un momento, ma. Questo è il nostro intelletto. Per cui la Dmor Zaken è stato quello che è riuscito per la prima volta a rendere tutta questa comprensione della parte
dell'aspetto più interiore della Torah, delle verità più profonde, più inafferrabili, che però sono di fatto la nostra realtà vera, perché il divino è la nostra realtà vera, tutto questo è stato in grado di renderlo comprensibile alla logica, all'intelletto. Vuol dire che ha messo in una forma tale per cui ognuno può arrivare a capire, ad afferrare tutto ciò. Questo vuol dire che se da una parte c'è l'inafferrabile, l'illimitato, dall'altra parte ci siamo noi umani limitati, e queste erano due cose che non stavano insieme, l'Admor Zaken ha creato la possibilità di mettere insieme queste due cose. Questo è esattamente il primo passo verso la fase finale del processo della Geulah. Sappiamo che la Geulah è esattamente questo, mettere insieme questi opposti, rivelare che divino e infinito è il mondo sono una cosa sola. Non sono due opposti che stanno insieme, proprio alla presenza della parte più elevata divina che è al di sopra degli opposti, che contiene dentro di sé senza problemi gli opposti. Quando si rivela questa parte del divino, tutto può stare insieme e quindi anche la nostra logica può arrivare a comprendere le parti più inafferrabili. Questo è Hasidut, questo vuol dire ricevere un regalo che ci permette, nel momento in cui noi continuamente, costantemente la studiamo e la digeriamo e la facciamo propria, ci permette di cominciare a guardare, a vedere il mondo e a comprenderlo da un punto di vista completamente diverso, e diventa il nostro vero GPS. Sappiamo dove stiamo andando, capiamo la realtà, e i giornali, la televisione e tutto il resto non ci intrappola più, non ci crediamo. Sappiamo dove è la verità e sappiamo dove il mondo finisce con la sua menzogna, con la sua capacità di diffondere cose che per noi sembravano logiche, evidenti, ma quando ci colleghiamo alla vera verità divina, le riconosciamo subito per quello che sono. Ora, cosa è successo quando l'Admor Hazaken ha fatto questo? L'Admor Hazaken addirittura, nella sua, quando l'Admor Hazaken è nato, il Baal Shem Tov da lontano ha diretto con i suoi genitori la sua educazione, ha detto come doveva essere tirato su, difeso da qualsiasi influenza, e come non doveva essere guidato per una strada o per un'altra, ma lasciato fare in modo che lui stesso arrivasse alla verità. Non gli è stata insegnata tutta la comprensione del Baal Shem Tov, non è stato il suo maestro. E di fatto l'Admor Zaken è cresciuto e ha studiato nel modo e presso chi studiava le cose in modo, quello che vengono chiamati l'Ittaim, in modo del tutto opposto alla visione della Hasidut, del tutto opposto. E per cui quando da solo, con le sue forze, l'Admor Hazaken è arrivato ad andare a provare altre cose, finché è arrivato al Maggid di Mesrich, che era il successore ufficiale del Baal Shem Tov, e lì ha cominciato a studiare, lì ha cominciato a scoprire con le sue forze la Hasidut, lì ha capito che quella era la strada. Però nel momento in cui ha capito che quella era la strada, e già da giovanissimo la sua capacità era tale da poter scrivere un Shulchan Aruch suo, arrivare a comprensioni che sono incredibili, profonde. D'altra parte lui aveva anche tutti gli strumenti della logica di come studiano quelli che si oppongono, quelli che vanno solamente secondo la logica. Per cui lui ha avuto in sé questi due opposti, tanto che non poche volte i suoi oppositori, quelli che quando sentono qualcosa di nuovo, e questo cerchiamo dopo di riportarlo anche a noi, le nostre reazioni quando sentiamo qualcosa di nuovo, tendono a dire: ma chi sono questi eretici? Cosa vengono a dire? Ma quando mai?
quando hanno avuto l'occasione di sentire veramente la Admora Zaken, la sua chokhmah, la sua sapienza era talmente vasta, talmente precisa, talmente profonda, e aveva il linguaggio della logica, per cui tantissimi dei suoi oppositori alla fine si sono convinti e sono passati anche dalla parte della Hasidut. Quindi lui aveva in sé questa capacità di portare alla logica umana limitata la capacità di afferrare ciò che è inafferrabile, ciò che è il più alto livello del divino. E questa è la strada. Quando però ha intrapreso decisamente questa strada, ha scritto il libro del Tania, a quel punto diffondere tutti questi segreti della Torah in questa forma voleva veramente dire adesso parte la diffusione globale, cioè un passo prima della Geulah. Per cui in alto è stato detto, ma insomma, è stato, nessuno gli ha detto l'Admor Zaken dall'alto, Dio non si è presentato e ha detto vai e fai. È stata una iniziativa sua, come vedremo poi e lo collegheremo con Jacob Avinu, che ha avuto simili iniziative sue. E come noi in passato abbiamo visto come Dio si aspetta da noi, da una parte l'annullarci la sua volontà, dall'altra parte attivare la nostra iniziativa quando sappiamo e siamo consapevoli che è nella direzione della volontà divina. Quindi però a quel punto in alto c'è stata una, come un'accusa, dice, ma come? Questo non siamo, non è pronto? Chi ha detto che è il momento? Per cui quando c'è un'accusa in alto, questa viene a prendere sempre una forma materiale qui in questo mondo, e la forma che ha preso è stata quella di un attivarsi isterico dei oppositori alla Hasidut, che sono riusciti, come sempre, a tirare fuori delle calunnie, delle accuse, ma proprio calunnie contro l'Admor Zaken, dicendo che l'Admor Zaken appoggiava l'impero ottomano, gli turchi che in quel momento erano in Israele la potenza dominante e che era nemica della Russia. Per cui l'hanno fatto passare come uno che appoggia i nemici del regime russo. Con questa calunnia è stato messo in prigione con l'evidenza che, secondo loro, questo doveva portare all'uccisione della Dvorah Zaken, paciuto. Ora, però questo è stato un realizzarsi di un qualcosa che dall'alto diceva, oh, momento, momento, cosa facciamo qui? A quel punto c'è una storia famosa che viene raccontata in cui l'Admor Zaken ha avuto una visita di due personaggi, che uno era il Baal Shem Tov, che lui non aveva mai visto in faccia, e l'altro era il Magid di Mezrich, che non erano più presenti qui nel mondo, ma lui li ha ricevuti nella sua cella, fisicamente, per quello che viene raccontato e spiegato. In cui l'Admor Zaken ha chiesto perché sono qui, cosa ha deciso che questa deve essere la mia sorte. E lì gli è stato spiegato perché tu hai preso questa iniziativa di diffondere in una maniera tale qualcosa che sono segreti della Torah e sei stato fermato praticamente. A quel punto l'Admor Zaken ha chiesto: questo vuol dire che se mai io riesco a uscire di qui, devo fermarmi? E la risposta è stata: una volta che hai iniziato, adesso non solo non ti devi fermare, ma devi continuare ancora di più, senza paragone ancora di più. Questo vuol dire che dall'alto è stato dato il via ufficiale all'inizio del percorso finale del processo che porta direttamente alla Geulah, a Moshiach, alla diffusione, quello che Baal Shem Tov ha sentito da Moshiach stesso, quando tutta questa conoscenza si diffonderà dappertutto, è il momento, è arrivato. E l'Admor Zaken ha ricevuto il permesso ufficiale di andare avanti. Per cui viene detto che quello che l'Admor Zaken ha pubblicizzato, ha fatto prima, è un minimo,
rispetto a quello che è stato dopo il periodo dell'imprigionamento. Da lì è cominciata proprio la diffusione. Nonostante questo, la diffusione al momento della Gemara Zaken era ancora di parti abbastanza limitate, la sua espressione era limitata. Il Tania è un libro che parla di tutto, ma è un libro così. Tutti i Rebbeim dopo di lui hanno portato avanti questo processo fino ad arrivare al momento che viviamo noi oggi. Quindi adesso un pochettino abbiamo, spero, compreso perché è così importante questo giorno della liberazione della Admor Zaken, dove praticamente da Dio è stato dato l'ok, Moshiach è in arrivo, andate avanti su questa strada, così, così si fa. È qualcosa che tocca ognuno di noi. Però qui il Rebbe pone una domanda. Dice, questa festa così grande che prende tanti nomi, Torah, Matan Torah del Hasidut, festa delle feste, eccetera, come mai invece, al contrario di tutte le altre feste ufficiali che noi conosciamo, che sono nella Torah scritta o nel Tanakh come Purim, tutte capitano intorno o a metà del mese o quantomeno nella prima parte del mese, come Shavuot, dove cosa succede nella prima parte del mese e a metà del mese? Succede che la luce della luna aumenta, aumenta, aumenta fino ad arrivare a metà del mese. Abbiamo detto già di recente come il popolo ebraico è paragonato alla luna, per cui il crescere della luna è il crescere nostro. Quindi invece mettere una festa come questa, una festa della rivelazione delle parti più profonde della Torah, metterla lì dove la luna piano piano perde la sua luce, sembra qualcosa di molto strano. Se poi andiamo a vedere la seconda festa, che sono le due feste più recenti nella storia del nostro popolo, perché Hanukkah è una festa che non è più contenuta né non è una festa della Torah, ma non è neanche una festa dentro il Tanakh, è successiva. Questa e Yud Tet Kislev vengono a finire tutte e due nella seconda parte del mese, dove addirittura Hanukkah, in mezzo Hanukkah si arriva al momento in cui la luna, proprio la sua luce, non la si vede per niente. Ora, se noi dobbiamo pensare che l'ebreo è paragonato alla luna e l'ebreo che è collegata alla Kedushah, la via della santità è solamente salire, non è scendere. Per cui è chiaro che ci deve essere una qualche caratteristica positiva, fondamentale in questo sparire della luce nella seconda parte del mese, che significa non una discesa dell'ebreo, ma significa qualcosa di completamente diverso. Per arrivare di nuovo a capire qualcosa che ultimamente di cui abbiamo già parlato, passiamo adesso alla parashah della settimana, in quanto vedremo che anche nella parashah, quando si parla di Yaakov e di suo fratello Esav, vediamo che Yaakov è il figlio piccolo e Esav è il figlio grande. Non parliamo adesso della primogenitura, che è stata venduta, ma al di là della primogenitura, la Torah stessa si riferisce a Esav, quello che è nato prima, il grande, e Yaakov, il piccolo. Questo già ci riporta alla luna, che è Israele, poi Yaakov e Israele siamo noi, la luna, e Esav è il sole, i due luminari di cui poi torneremo a parlare. Ora, vediamo a che punto siamo arrivati dalla Parashah. Cosa succede? Vi ricordate? Yaakov ha intrapreso una strada, un processo, un percorso. Ha ricevuto anche le forze per questo percorso. Yaakov, che nella sua natura era tutto spirito, per cui la sua funzione era di attrarre su di sé la luce della santità, nel momento in cui ha ricevuto le benedizioni di suo fratello Esav,
è partito, è uscito da Israele, dalla santità, per entrare nel mondo dove la santità è nascosta completamente, a fare un lavoro. Questo lavoro viene chiamato Avodata Berurim. Ne abbiamo parlato varie volte in passato, ricordiamo un attimo cosa vuol dire. Per capire cosa vuol dire dobbiamo fare una piccola parentesi, cerco veramente di farla piccola, che sono dei concetti più, un pochino più difficili forse da cogliere, sono dei concetti che la Kabbalah spiega, riferiti alla creazione del mondo stesso. Dio, che è luce infinita, quando ha creato il mondo, la prima creazione del mondo è venuta da un aspetto, da un livello di Dio estremamente elevato. Sappiamo che Dio, a seconda dei suoi aspetti, ha differenti nomi anche. Vi è un nome di Dio che è Sag. Da questo aspetto, che è il più elevato, sono uscite luci nella creazione del mondo che Dio che Dio ha fatto, luci, sono uscite luci senza possibilità di contenimento. Noi sappiamo che il manifestarsi in una creazione di Dio avviene attraverso gli attributi divini. Gli attributi divini, che sono le Sfirot, in questo mondo che Dio inizialmente ha creato, erano fatti di luce infinita che non era in grado di convivere l'una con l'altra, ognuno per sé, qualcosa che non era contenibile. Per cui queste luci, questa luce infinita divina, incontenibile, ha rotto la creazione, quello che avrebbe dovuto contenerla, ed è caduta, quello che si chiama Shvirat HaKelim. Quindi scintille così elevate di divinità sono finite giù in basso, nel mondo in cui poi noi le ritroviamo quando, in seguito a questa rottura, Dio ha fatto la sua creazione in un modo tale che la creazione persistesse, come ha fatto? Ha fatto un zinzum, una contrazione, ha contratto le luci, ha allargato i recipienti, per cui le luci sue di santità scendono in un mondo creato dove ogni luce ha il suo contenitore. E questo è l'Olam de Tikkun, il mondo restaurato, il mondo della riparazione. Però in questo mondo della riparazione, precedentemente sono cadute giù luci, scintille di divinità, che venivano da un aspetto molto più elevato della divinità. E queste scintille dove sono andate a finire? Visto che non hanno la possibilità di essere contenute, cosa succede? Che sono state prese, utilizzate in qualche modo dalla parte che si oppone alla santità. Cosa vuol dire? La santità funziona nel mondo del Tikkun, funziona, come abbiamo detto, ogni luce di santità che è stata contratta in qualche modo ai nostri occhi, perché di suo resta infinita, in modo da poter entrare in un contenitore. Dio, sappiamo che in qualche modo ha creato il male, ha permesso che esistesse una parte che si oppone alla santità, e abbiamo visto che quando l'ha creata in modo tale che si è riferita a questa parte come Tof Meod, perché questa parte aveva la funzione, ha la funzione di tirar fuori tutto il nostro potenziale. Se non ci fosse questa parte, l'ebreo non sarebbe in grado di tirar fuori il suo potenziale nascosto. Se non c'è qualcosa che si oppone, non c'è nessun motivo di sforzarsi e scoprire qualcosa che tu hai dentro. Vivi per inerzia, tutto va bene e vai avanti, non hai nessuno stimolo. Dio ha voluto invece che noi tirassimo fuori tutto il nostro potenziale per fare il lavoro
che è previsto per noi qui nel mondo e rivelare il divino qui nel mondo. Per cui il male in qualche modo l'ha creato, però Dio non è che ama questo male, non è che lo va lì e lo nutre col cucchiaino. Perché da dove questo male, questa parte che si oppone alla santità, prende, ricava il suo nutrimento? Esattamente dalla santità, dalle luci che non entrano dentro i recipienti. Quindi tutte queste scintille di luce più grande, più elevata, sono cadute dentro quello che viene chiamato le clipot. Tutto quello che nel mondo di materiale nasconde il divino. Ora, di queste clipot ci sono due tipi. Ci sono la clipat noga e poi ci sono tre clipot che sono completamente impure. Clipat noga vuol dire che già dal momento del peccato di Adamo ed Eva, in cui il male e il bene si sono mescolati, queste scintille che sono cadute qui nel mondo materiale e si nascondono, se noi usiamo il mondo materiale dove dentro ci sono queste scintille così elevate di santità, di divinità, nel momento in cui noi utilizziamo il mondo materiale per le funzioni divine, seguendo la volontà divina, noi praticamente liberiamo queste scintille divine che sono rimaste intrappolate e le riconduciamo a riunirsi alla loro origine. Questa è la riparazione del mondo. Quindi preparare un mondo alla rivelazione del divino vuol dire rendere puro questo mondo e ripescare tutte queste ricchezze, queste scintille di divinità. Yaakov ha avuto questo compito. Questo compito in teoria in qualche modo sarebbe stato di Esav. Esav doveva occuparsi del mondo. Però vediamo, Yaakov ha preso questo compito, però vediamo che Esav in ogni caso ha un compito ancora diverso e vediamo qual è. Quando Yaakov è arrivato in Haran, questo posto che è odiato da Kadosh Baruch Hu perché rappresenta il peggio del peggio del peggio di idolatria e impurità, il compito di Yaakov era di tirare fuori il bene che c'era, per esempio Lavan, fare il tikkun, la riparazione di Lavan, era una cosa possibile perché a livello di Lavan è come la Klipat Noga. La Klipat Noga cos'è? È qualcosa dove il bene e il male sono mescolati. Per cui se tu lavori e sai come lavorare, riesci a separare il bene dal male e riconduci il bene là dove deve ricongiungersi. Lavan ha dentro mescolato del bene ed è molto evidente la cosa. Cosa ha ricavato Yaakov Avinu da Lavan? 4 mogli, 12 figli con i quali ha fondato tutto il nostro popolo e tutte le sue ricchezze, le greggi, tutto questo rappresenta in modo spirituale le scintille di divinità cadute che Yaakov ha liberato per riportare su. Yaakov però è consapevole che non esiste solo questo lavoro, perché le scintille di divinità, oltre ad essere cadute in questa che viene detta Klipat Noga, dove c'è mescolato del bene e del male, sono cadute le scintille più elevate, come si sa che ogni cosa che viene da più in alto cade più in basso, sono arrivate dentro quelle che vengono chiamate le tre Klipot Atmeot. Cosa sono? Sono le cose per noi completamente proibite. Quindi io posso avere a che fare col mondo materiale per tirare fuori il bene e dividerlo dal male, ma non posso farlo mangiando una bistecca di maiale, perché il maiale è proibito. Ma cosa vuol dire assur proibito? Assur vuol dire che è legato, vuol dire che non c'è la possibilità di dividere il bene dal male in quelle che sono le clipot completamente impure. Però, d'altra parte, proprio lì cosa si nascondono? Le forze più elevate, le luci più elevate divine
guarda caso si nascondono lì. Ora, noi però abbiamo capito, abbiamo appena detto, che Dio non dà vita, non nutre queste forze. Per cui da dove loro prendono nutrimento, queste forze completamente impure, prendono nutrimento dalla Klipat Noga. Dal fatto che nella Klipat Noga c'è bene e male mescolato, quel po' di scintille di divinità, di energia vitale, le prendono da lì. Nel momento in cui però Jacobo Avino ha detto, sapeva, io divido e tiro fuori tutte le scintille divine che ci sono nella Klipat Noga, tiro fuori tutte le mogli, tutti i figli, tutti le egregi, tiro fuori tutto che questo spiritualmente corrisponde a tutte le scintille di divinità, a quel punto le Klipot Tmeot non hanno più dove succhiare e praticamente il Tikkun di Esav, Esav, noi sappiamo che la sua origine è proprio da lì, da questo mondo del Tau, delle luci più inafferrabili, più potenti. Quindi non, il lavoro di Esav non è neanche un lavoro che deve fare Esav, è un lavoro che basta togliere la corrente, se fai tutto il lavoro di Beurim che noi dobbiamo fare qui, per cui Esav a quel punto dovrebbe essere anche lui già riparato, e l'Esav malvagio che è sceso qui nel mondo può collegarsi ormai alle fonti così elevate divine, ma in un modo tale da poterle contenere, da non rivelarsi qui nella forma malvagia. Quindi cosa succede? Jacob Avino, quando termina il suo compito, quello che spetta a lui di fatto, pensa, ok, siamo arrivati a bolla, Yofi, adesso ho tolto la spina, Esav non, le Klipot Tmeot non prendono più vitalità da lì, per cui le luci ormai sono libere, che sono lì, e Esav può congiungersi a quelle, per cui io e Esav possiamo ricongiungerci insieme, e questa è Geulah. Per cui cosa fa? Manda degli angeli. C'è chi dice erano dei messaggeri. Rashi dice no, angeli. Ora, per mandare degli angeli a fare una missione, vuol dire ogni angelo ha una sua missione, in genere può farne soltanto una alla volta. Gli angeli sono a funzione di Dio, è Dio in genere che manda gli angeli, non siamo noi a mandarli. Per cui se occupare un angelo a fare una missione vuol dire portarlo via da un compito che Dio gli avrebbe dato, per fare una cosa simile doveva esserci una buona ragione. L'abbiamo detta la buona ragione. Yaakov era convinto che, ok, siamo arrivati. Adesso mando degli angeli a dire a mio fratello Esav, io il mio compito l'ho finito, mi sembra evidente quindi, secondo i miei calcoli, che anche tu ormai sei pronto, ci ritroviamo, uniamo le parti, e unire queste parti vuol dire unire veramente tutte le luci più elevate che possono essere contenute qui e rivelarsi nel mondo materiale. Geulah. Gli angeli vanno, vedono e tornano. Cosa vedono? Dice, mi spiace Yaakov, tuo fratello continua a essere l'Esav che conoscevi. Malvagio era, malvagio resta. A questo punto Yaakov, che avrebbe potuto scoraggiarsi dicendo ma tutta sta fatica per cosa l'ho fatta, ha capito cosa succede e non si è fatto confondere e ha continuato la sua strada. Perché è così importante per noi capire tutto questo? Yaakov Avinu, compreso Esav, hanno pavimentato la strada, hanno fatto il prototipo del processo di servizio divino che tocca a noi nel mondo. Cioè, cosa ha capito quel punto Yaakov? Ha capito che non è che non ha fatto per niente questo lavoro. Ha fatto questo lavoro perché così noi sappiamo che lavoro dobbiamo fare. Però il suo lavoro si è sì realizzato, ma soltanto a livello spirituale. Non è veramente riuscito a liberare tutte le scintille dalla materia,
lo ha fatto in modo in senso spirituale, non in senso materiale. Per cui ha capito che per arrivare alla fine del processo deve esserci un lavoro propriamente dal basso e questo lavoro doveva essere fatto poi nel tempo da chi? Da Israele. Israele chi è? Siamo noi, siamo i suoi figli. Per cui in tutta la storia susseguente noi abbiamo preso su di noi tutto questo lavoro in tutte le generazioni di occuparci della materialità del mondo, di fare le mitzvot con la materialità del mondo e con questo purificare il mondo e liberare le scintille imprigionate nella materialità e portarle su in alto. Quindi il lavoro doveva essere continuato, però Yaakov voleva dare un completamento al suo lavoro, perché il lavoro non può fermarsi qua. Cioè, che senso ha se noi prendiamo tutte le scintille più alte di santità e li ricolleghiamo su in alto? Che cosa ci serve se restano lì? Non è che noi vogliamo che restino lì. Siamo d'accordo? Io spero che siete con me, non siete partiti già chissà dove. Cioè, mi rendo conto che sono concetti un pochettino, però ripetendoli, a forza di ripeterli, devono riuscire in qualche modo a diventare un po' più nostri. Secondo me bisogna sentirle e risentirle queste cose. Io ogni volta che le risento capisco un pochettino di più un e capisco che c'è ancora un sacco che non capisco. Per cui nessuno si scoraggi. Allora, nel momento in cui Yaakov capisce che la fine del processo non è quella di rimandare su a collegarsi tutte le scintille di divinità alla loro origine, ma tutta questa luce noi la vogliamo far scendere qui. Per cui il lavoro successivo, che non è più quello dei birurim, non è più quello di dividere il male dal bene, ma è quello di prendere il bene e unirlo qui nel mondo, ichudim, chiburim, collegare, di portarlo qui. Per cui il suo lavoro successivo è stato questo, e qui c'è un particolare interessante, se lo volete sentire, che vi parrà un po' strano. Nella storia che vediamo nella Parashah, in cui Jacob Avino, una volta che ha capito che suo fratello continua a essere l'Esav che conosceva il malvagio, e ha capito che il suo lavoro però doveva continuare, e la fase, cioè Jacob praticamente passava alla fase successiva, alla fase di tirare giù su di sé, dentro di sé, tutte le luci che aveva liberato, di farle entrare, di tirarle giù, almeno per sé, non nel mondo. Il mondo doveva farlo, di fatto, materialmente, questo lavoro, ma lui di suo ha cominciato a farlo, tanto che quando si arriva Shabbat prossimo, alla prossima parasha, che è Zev Yeshev, Jacob Avino chiede di vivere ormai in pace. In pace vuol dire Geulah. Infatti, gli anni migliori lui li passa poi in Egitto, ma sono i suoi anni migliori perché lui ha completato il suo lavoro. Però questo lavoro lui ce lo insegna e noi invece dobbiamo sì completarlo adesso. Ora, quando Jacob Avino si trova a dover incontrare il fratello, cosa fa? Sappiamo che si prepara. Per tutte le evenienze si prepara la guerra, si prepara mandando dei doni, si prepara con la preghiera. Quando manda dei doni, la Chassidut spiega che questi doni sono greggi interi di cammelli, di asini, sono considerati come le offerte dei korbanot, dei sacrifici. Ora, cosa servono i korban? Il korban, quando tu offri un sacrificio al tempio, è per attirare giù santità, per collegarti e attirare giù santità. Jacob Avino, che voleva tirare giù santità da una fonte più alta, che era quella delle luci di Tohu, sapeva che Esav era collegato a quelle luci, per cui si è permesso di mandare delle offerte da animali impuri, che qui nel mondo non è possibile, ma a livello del Tao, a livello di quelle luci, non fa più differenza, è puro, impuro, a livello quel livello del divino non c'è più spirito e materia, tutto è uno. Per cui un modo di tirar giù questo è stato, questa è una cosa fra parentesi che vi racconto. In ogni caso, voglio arrivare adesso, cerco di non dilungarmi ancora moltissimo, io qui la registrazione non l'ho fatta.
Voglio arrivare però a un punto che per me è molto importante e molto centrale. Quando quando Jacob ha capito che non era arrivato il momento, però sa anche che in ogni caso il lavoro deve essere completato e unito, il suo lavoro è Esav. Noi siamo fatti di anima divina e di anima animale dentro di noi, dobbiamo arrivare a una unità, a una rivelazione del divino che comporta unità e non separazione e divisione. Per arrivare alle luci di Esav, alle luci così elevate, se torniamo al nostro paragone del Sole e della Luna, vediamo, ci ricordiamo, l'abbiamo raccontata non da molto, il Midrash che racconta come sono stati creati i due grandi astri, che all'inizio erano uguali, dopodiché la Luna ha protestato e Dio le ha detto di rimpicciolirsi. Abbiamo anche raccontato come questo rimpicciolirsi apparentemente sembrava una punizione e come di fatto invece, proprio anche per come espresso, cioè Lechi, vai e rimpicciolisciti, cioè la punizione sarebbe stata adesso ti tolgo la luce così impari. No, tu vai e rimpicciolisciti, vuol dire che è una missione. La Luna ha ricevuto da HaKadosh Baruch Hu una missione e ha detto. Davanti alla richiesta della Luna, Dio ha capito la richiesta della Luna, la Luna ha detto: io voglio diventare io, prendere la corona e essere il re, non dividere la corona con nessun altro. Cos'è il vero significato di questo? Il vero significato di questo è la vera luce che tu mi hai dato, la vera luce è quella, è di fatto quello da cui viene la luce, quello che è importante è quello da cui viene la luce, non è la luce in se stessa. Per cui io voglio arrivare a quello da cui viene la luce, che è Dio stesso. Per arrivare a Dio stesso, voglio arrivare ad essere uno con Dio stesso, voglio arrivare io a essere il sole, ma il sole in questo caso è Dio stesso, devo arrivare a unirmi a Dio stesso. Questa era la pretesa e questa deve essere la pretesa di ogni ebreo. Io voglio arrivare al punto in cui non ricevo più la luce da Dio, dal sole, ma sono io stesso Dio e il sole. Perché? Perché sinceramente divento una cosa sola con Dio. Non esisto più io. Io voglio arrivare a unirmi completamente. Questo è il mio scopo. Come succede in un matrimonio in cui due si uniscono e lo scopo è di diventare una cosa sola. E per quello che riguarda il nostro matrimonio con HaKadosh Baruch Hu, lo scopo è veramente, non è soltanto fare un figlio dove lì si esprime che la coppia è diventata una cosa sola, ma è diventare veramente una cosa sola con Dio, dove non c'è più né io né Dio, c'è soltanto una cosa sola. Questo è il vero matrimonio che nella Kabbalah ci aspetta. Però cosa dice Dio? Vuoi veramente andare a questo? Questo è un ottimo programma. La via per arrivare a questo è una sola. Annullati. Togli la tua, come tu già hai capito, che l'importanza non è la luce, ma l'importanza è il tuo desiderio di unirti con me, con Dio stesso. Quindi finché tu corri dietro la luce, io voglio illuminare di più, sarebbe un allontanarsi da Dio. Qua, se veramente vuoi unirti a Dio, la luce perde importanza, perché la luce è solamente quello che viene fuori, ma non è la cosa stessa. Per cui dice annullati. E questo è quello che anche è successo con Jacob Avinu. Jacob Avinu rappresenta la luna. Jacob Avinu, al livello in cui era, ha abbandonato tutto, la casa di suo padre, la sua condizione spirituale elevata, per andare a levare pecore, a non dormire tutta la notte, a correre dietro a capponi e pecore. Questa è stata la sua vita per anni e anni. Ma sapeva che aveva un compito e per fare questo compito la via è quello di annullarsi. Perché ora...
annullarsi vuol dire non dare più importanza alla luce per arrivare finalmente alla cosa in se stessa. Questo anche, fra parentesi, spiega perché queste feste così elevate capitano proprio la fine del mese. La fine del mese, quando la luna, non la vediamo, non vediamo la luce della luna, sapete perché non la vediamo? Semplicemente perché la luna in quel momento è nel suo punto più vicino al sole. Vuol dire che la luna nel suo annullarsi, dove non è più importante la luce che lei dà, che non è poi una luce sua, è quando si attacca, è vicina al sole. Questo è quello, è il momento più elevato della luna, essere vicino fino ad arrivare uno con chi ti dà, dove non distingui più chi dà da chi riceve, diventare una cosa sola. Ora, l'ultimo punto che voglio sottolineare è che se questo strumento, se tutto questo percorso, Jacob Avino ce lo insegna a noi, è quello che noi dobbiamo percorrere per arrivare alla Geulah, vuol dire che noi dobbiamo entrare in questo stato di annullamento. Quando la persona sente parlare di annullarsi, in genere la reazione è di fastidio. Cioè, nessuno ha voglia di annullarsi, ma come? Io ho studiato, ho pensato, ho fatto, e cosa ne è cioè, devo annullarmi e tutto quello che si capisce, tutto è quello che qualcun altro mi dice e io chi sono. C'è dentro questo tipo di reazione. Quando noi arriviamo a capire veramente cosa vuol dire annullarsi, e annullarsi è l'unica via per scoprire veramente chi sono e cosa voglio e la mia possibilità di unirmi a Dio stesso, diventando, esprimendo la parte più vera di me, annullarsi diventa il pregio, diventa lo strumento più forte che io ho e che devo esercitare. Per esercitare, quindi per calmare gli animi di chi in genere comunque davanti a questa parola si sente infastidito, uno può ricordarsi che, quello che abbiamo detto altre volte, che pur annullandoti alla volontà divina, il tuo lavoro deve comunque esprimere quello che sei tu. Cioè nella Geulah ci sarà questo contrasto apparente, dove nella Geulah tutti gli opposti si uniscono, dove da una parte, in modo molto apparente, tu sei una cosa con Dio e solo la sua volontà esiste qui in terra, e d'altra parte tu esisti nelle tue particolarità. Cioè, il nostro modo di annullarci non è perdere la nostra particolarità. Ognuno ha delle doti, ha qualcosa che solo lui ha e che solo lui può esprimere, e degli strumenti che solo lui può mettere in campo per fare la volontà di Dio. Solo lui. Quindi non c'è da spaventarsi a questa cosa di annullarsi. Anzi, più uno si avvicina, ma è un lavoro non facile, perché c'è parecchia dentro, c'è parecchia ribellione, più uno riesce a avvicinarsi veramente, più uno si sente anche tranquillo nella sua vita. L'esempio è quando io mi leggo molto a un programma che mi sono fatta, dove vedo che le cose per riuscire bene devono riuscire esattamente come le avevo in mente. E prego Dio e faccio tutto quello che è possibile perché succeda in quel modo. Quando non succede in quel modo, mi crolla il mondo in testa e io entro nella massima depressione. Se io riuscissi a fare questo lavoro di annullamento, dove non mi affeziono a un programma così come ce l'ho in testa io, perché so comunque che il programma divino è molto più brillante e riuscirà meglio del mio, nel momento in cui non riesce, sono tranquilla. Evidentemente Dio aveva una via migliore di quello che ho pensato io, per cui stiamo un attimo a vedere quali strumenti mi mette in campo per arrivare alla cosa migliore. Per cui mi metto tranquillo, non cado in depressione, non me la prendo con nessuno. Quindi già uno può vedere da subito i vantaggi se nella nostra vita noi cominciamo a esercitare questa capacità, che è una capacità difficile da esercitare, perché
tutto, la nostra anima animale tutta si ribella, annullati, annullati. L'immagine prima è allora siamo uno straccio, tutti ci camminano sopra. No, annullati è un lavoro che ci eleva nel modo migliore e che anche ci dà una pace interiore nel modo migliore. E quando il lavoro veramente riesce, a quel punto io ottengo il risultato finale, e il risultato finale è che mi viene restituita la luce, ma non dove la luce è, c'è la mia luce, c'è la luce di Dio, dove tutto è uno. Dove è qualcosa che è completamente al di là del punto dove sono partita. Non so se mettere, ci sarebbero un sacco di altre cose. Mi rendo conto che oggi era particolarmente forse pesantuccia e forse un'unica cosa che vorrei aggiungere. Oltretutto, due cose forse. Il Rebbe ci dice che nel percorso che noi abbiamo imparato da Jacob Avinu è arrivato un momento della storia quando il Rebbe ha detto il lavoro che noi dobbiamo continuare, che Jacob Avinu ha fatto soltanto in modo spirituale, dei Birurim, di separare il bene dal male, di rimandare alla sua origine il bene, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo continuato, l'abbiamo fatto qui nel mondo, però l'abbiamo anche terminato. Quindi adesso il passaggio successivo è quello che ci ha insegnato Jacob Avinu. Adesso quelle luci non le vogliamo sopra, le vogliamo rivelare qui. Il divino trascendente lo vogliamo rivelare qui. Ora, Reb quindi ha detto, noi siamo in un momento in cui il mondo di fatto è pronto per la Geulah. Tutto il lavoro che doveva essere fatto è stato fatto e non c'è nessuna spiegazione logica, per cui, logico o illogica, per cui non venga la Geulah. Cosa dobbiamo fare in questo lasso di tempo che ci separa dal momento della rivelazione chiara e totale per tutti? È quello che ci ha insegnato Jacob Avinu, fare tutto quello che possiamo per attirare giù, per rendere noi stessi dei recipienti, per attirare giù queste enormi luci. E questo è un lavoro che Hashem si aspetta da noi, perché naturalmente noi potremmo pensare, ok, il lavoro qui di manovalanza, di tirare fuori, separare il bene, l'abbiamo fatto, toccava a noi, ma fare scendere giù tutta la rivelare qui il divino nel mondo, questo lo fa Kadosh Baruch Hu, riuscirà a arrivare a Moshiach, ma cosa c'entriamo noi? Jacob Avinu ti insegna, ma qui a questo punto ho sentito una cosa che a me è molto piaciuta. Noi ci aspettiamo quindi che dalla galuta, da questa condizione in cui noi siamo, ci viene e ci tira fuori a Kadosh Baruch Hu. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, ma poi è lui. È vero che a Kadosh Baruch Hu ci deve tirare fuori, però c'è prima una fase precedente che tocca a noi. Perché, sorpresa, sorpresa, è detto che la Shekhinah è in esilio insieme a noi. Hashem ha accettato di entrare nell'esilio insieme a noi, anche lui è in esilio. E c'è Blineder, ve la cerco, Avram Fried ne ha fatto una canzone. C'è un verso che dice: Kol mi she osek batorah u bagmilut chasadim ve mitpalel im hatzibur alav ketuv ke ilu padani li e banai mi ben haumot. Vuol dire, Dio dice che chi si occupa della Torah, delle buone azioni e prega con Minyan, è scritto di lui che questa persona è Dio che parla, mi libererà a me e ai miei figli dalla Galut e libererà il mondo. Vuol dire, noi abbiamo la capacità di togliere a Kadosh Baruch Hu, liberare a Kadosh Baruch Hu dall'esilio, cioè qualcosa di impensabile, no? Eppure Hashem stesso ci dice questo. Quindi noi abbiamo un compito, lo ripetiamo ogni volta, abbiamo un compito, si tratta di entrarci dentro, di accettare di cambiare la nostra consapevolezza, di
di usare il nostro intelletto in modo che non sia più una trappola, ma che si apra a influenze differenti che sono quello che noi studiamo qui, e a quel punto, quando libereremo HaKadosh Baruch Hu, la Shekhinah, dal suo esilio, allora HaKadosh Baruch Hu ci potrà tirare fuori questa è la decisione, così ha voluto Hashem, dall'esilio. Per cui abbiamo il compito, l'abbiamo, strumenti ne abbiamo, e si tratta di metterli in atto. Per cui, Bezrat Hashem, ognuno cerchi nella sua giornata i momenti e i modi in cui può, davanti alla tendenza, io so, io qui o lì, vedere come può annullarsi nella maniera più positiva e non sentirsi uno straccio, ma invece sentire che si sta affidando a Dio, pur continuando a mantenere una propria identità che pensa e che ha buone idee e che mette in pratica buone idee per la Avodat Hashem. Veramente non so se vi ho fatto molta più confusione in testa che chiarezza, questa volta veramente mi sento un po' Gvuli al limite, per cui ditemi per piacere se vi ho stracciato, o se qualcuno è riuscito a sorbire qualcosa. È Ditemi. veramente dura. Eh sì, no, sono cose che vanno sentite tante, 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 tante volte, a un certo Sì, punto cominciano a diventare chiare. Per me, io sono ancora molto lontana dal chiare, ma sono molto più lontana da quando non ci capivo niente. Però sono importanti perché ogni volta che le studio di più trovo anche il momento in cui la sento qualcosa che riguarda la mia giornata, dove io posso fare qualcosa di quello che ho capito. no, la cosa che mi ha colpito di più è stato che quando la luna non c'è è perché è più vicina al sole. E Sì. quindi dal momento che è più vicina al sole è il momento anche che sono più uniti. Perciò quando non si vede è il momento che sono più uniti la luna e il sole. È E quando bellissimo si questo. vede è il momento in cui sono più lontani. Sono più lontani. Infatti qui un po' il collegamento che mi viene da pensare con noi a Kadosh Baruch Hu, che boh, non lo so, mi sta venendo adesso, del momento che, come si può dire, che quando sembra che non c'è, è ancora più presente di quando è rivelato, non lo so, così, così questo mi è arrivato. Sì, quello che ultimamente diciamo più volte, che paradossalmente tutte le rivelazioni, le manifestazioni, quelle che ci fanno capire, vedere il divino, sono quelle che poi ci allontanano di più dal divino stesso, perché noi stiamo lì a rimestarci nella luce e perdiamo di vista la cosa stessa. Ma la luce non ci sarebbe se non ci fosse la cosa stessa. Noi dobbiamo togliere l'importanza alle manifestazioni, alle cose che noi Sì. vediamo, e cercare di recuperare la sostanza. La sostanza è quella che noi abbiamo dentro. Quando si dice che verrà con la Geulah verrà una Torah nuova, cos'è questa Torah nuova? È una Torah che ci insegna Moshiach, che noi non dimenticheremo. Tante volte abbiamo detto che non è un'altra Torah, è stata data una sola Torah. Ma i segreti che si riveleranno faranno vedere la Torah che noi oggi studiamo come qualcosa, come niente. Però la Torah, come noi la studiamo oggi, è qualcosa che la persona studia e dimentica. La Torah di Moshiach, che noi studieremo, studiamo una volta sola, la sentiamo una volta sola e non possiamo più dimenticarla. Perché? Perché praticamente quando si rivela la nostra essenza divina, la nostra anima divina, il Dio. La Torah che noi studiamo, la studiamo da dentro noi stessi. Cioè, è una cosa chiara per noi, quel punto chiaro, noi e la Torah e Dio siamo una cosa sola dentro noi stessi. Quindi è chiaro che non dimentichiamo più niente, è lì. E nonostante questo ci sarà ancora l'infinito, perché Dio è infinito, la sua Torah è infinita, per cui saremo sempre occupati ancora e ancora. Ma ogni volta che sentiremo una cosa, entra dentro e non esce più, perché fa parte di noi. È il divino che è in noi. Avremo tanto da fare anche nella Geula. Mamma mia. Io Io stavo stavo riflettendo. Sì? Sì, c'è qualcuno? no, avevo una domanda, non so se è importante o no.
Hai detto che si celebra anche il Matan Torah, il Yutet Kislev, sì? Matan Torah della Hasidut. È stata data... Hasidut. Cosa vuol dire? Perché è la stessa Torah, sì? Con l'inizio della Hasidut, per questo si chiama Matan Torah della Hasidut, praticamente ha cominciato in qualche modo un primo assaggio di quello che viene chiamata la Torah di Moshiach, cioè la Torah, quando il profeta dice Torah Chadasha Meitit Tetzeh, che Dio dice uscirà una nuova Torah da me. Questa Torah che uscirà nella Geulah, che studieremo nella Geulah, sarà semplicemente un rivelarsi degli aspetti più interiori, più segreti della Torah, che faranno sembrare la Torah che noi conosciamo come un niente a rispetto a quello. Con la Torah, con l'inizio della Hasidut, con l'uscita dall'imprigionamento della Mor Zaken, quindi la diffusione di questa conoscenza della Hasidut, ha cominciato a rivelarsi in pratica la Torah di Moshiach, della Geulah. Quindi è possibile chiamarlo come, e non a caso poi questa festa cade nel terzo mese dell'inverno, nel terzo mese dell'estate è il Matan Torah, terzo mese, e nel terzo mese dell'inverno è il Matan Torah della Hasidut. Quindi c'è un parallelo in tutti i sensi. E c'è una celebrazione speciale come Shavuot? Il modo che si dice che noi ricordiamo e celebriamo, se questo non è un bel nome celebrare, il Yutet Kislev è facendo i Tvaduyot. Si dice che perlomeno farne tre. Uno dice fare un itvadut, un incontro chassidico, intanto con se stessi, riunendo tutte le 10 forze della nostra anima, con i nostri familiari e con altri. Ma qui c'è anche qualcosa di interessante. Proprio perché il percorso della luna che lascia, si annulla diventando solamente un recipiente per ricevere, e con la prospettiva che poi con la Geulah arriva ad essere non soltanto chi dà, ma unito, dove non si riconosce più chi dà e chi riceve, perché è una cosa sola, già noi possiamo sperimentare come noi possiamo togliere questa divisione e iniziare anche noi, che da una parte dobbiamo annullarci ed essere dei recipienti per ricevere, eppure dobbiamo essere anche dei mashpim. Vuol dire che quando si dice per esempio di fare itvadut, la prima cosa che uno dice: ok, vado, mi informo dove c'è, adesso non ci vado, me lo guardo sul computer e vedo dove posso partecipare a qualcosa, mi metto lì, mi siedo, ascolto, dico: ah, che bello. No, nel momento in cui io ho cominciato a mettere dentro queste luci, devo anche poi tirarle fuori, per cui itvaduyot vuol dire che noi stessi dobbiamo incominciare a fare itvaduyot, organizzarle per altri, a passare noi quello che noi abbiamo compreso, anche se abbiamo compreso tanto così, passarlo ad altri. Quindi noi stessi diventare mashpia. Capito. Grazie. E un'altra cosa, quando il Rebbe dice che il mondo è pronto, noi sappiamo che Yaakov si era fermato perché Esav non c'era stato ancora il tikkun di Esav. Ora, tutto il lavoro che noi abbiamo fatto di Berur ha portato di fatto al fatto che Esav ha finito anche lui il suo tikkun, vuol dire che queste luci sono disponibili. E come noi capiamo, Esav chi è? Edom. Quindi il nostro lavoro fino adesso è stato noi, Israele, Yaakov, che siamo noi, e d'altra parte c'è Edom. Edom è il nostro esilio, Roma, il mondo occidentale, l'America. Questo è quanto. Adesso già è stato talmente aggiustato già il Edom, Esav, che il mondo occidentale ormai non solo non è più quella cosa malvagia che cerca di impedire all'ebreo di essere ebreo, ma è quello che ti aiuta. Cioè, ci sono finanziamenti, non c'è più un paese
del mondo occidentale che si oppone all'esercitare del suo ebraismo, beh, anzi stanzia fondi, aiuta, eccetera. Questo è già un sintomo di quanto Edom e Esav è stato arrivato alla fine del suo tikkun. Quindi il mondo è pronto. Resta però ancora una nostra attivazione nel tirare giuste luci, non le vediamo, non le vogliamo mica lassù, noi le vogliamo qua. Le qua bisogna essere buoni recipienti. Esatto, Hashem. Oggi mi impegno un po' che dalle prossime volte cerco di fare delle cose più facili. Non so, ditemi voi se... Per me è molto interessante. Ma come facciamo? Grazie. È difficile da capire tante volte, però cerco di capire, di aprire la testa e capire questi concetti. Per me sono molto, molto interessanti. Non so. Ma io quello che nell'esperienza, un po' anche proprio questa cosa che dicevo del bitul, ho capito che se tu ti poni con bitul, con annullamento, davanti alle cose che studi, eviti di fare, in genere, spesso e volentieri, noi abbiamo un mondo di conoscenza con degli, come si dice, dei modelli ormai, non mi viene la parola in italiano, ormai impressi in noi che funzionano così, le cose sono così, schedari, arriva una nozione, dove la metto, in quale casella la metto. Questo è quindi difficilmente noi riusciamo a recepire qualcosa di nuovo. E quando ci viene qualcosa di nuovo cerchiamo assolutamente dove piazzarlo, nella nostra logica limitata ed umana. E una volta che l'abbiamo ricevuto, diciamo, ah sì, qualcosa di l'ho già sentita, oh, la so già. A quel punto niente più può essere una novità per noi perché non glielo permettiamo. Questa è la fregatura della trappola del nostro cervello, del nostro intelletto. Aprirsi vuol dire che se anche io ho studiato 100 volte la stessa cosa, la 101esima volta io mi devo mettere ad ascoltarla come se fosse esattamente la prima volta che la sento. E quando lo faccio veramente, scoprirò che ogni volta che, ah, ma questo non l'avevo capito, non l'avevo visto. Ma come l'ho sentito 1000 volte e com'è che non ho capito quello? E ogni volta più io stesso cresco e cambio, e anche la mia comprensione cresce e cambia. Per cui mettersi davanti, soprattutto quello che mi viene, essenzialmente quello che mi viene dalla santità, quindi se c'è uno tzaddik nel quale io studio la sua Torah, un rebbe nel quale io studio la sua Torah, io devo sapere che quando un rebbe di quelli, io stessa dico... Ah, Ruach HaKodesh, quello che mi dice è verità, è Torah, lo riceve dall'altro. Io stesso lo dico, poi cosa succede? Può succedere che uno dice, ok, ho sentito quello che lo tzaddik è giusto, perfetto, vuol dire che non è. E questo mi convince, sì, mi piace così, questo no. Su che base? Cioè, come fai a dire no? Allora, un momento, o è tzaddik che tutto quello che dice è di provenienza divina ed è verità divina, o non è uno tzaddik, allora perché lo stai ascoltando? Allora perché quello che ti piace è giusto? Forse non è giusto neanche quello, allora non è uno tzaddik per niente. Ma se è uno tzaddik e ha Ruach HaKodesh, tu cosa fai? Dici, questo non mi convince, non è vero, su quale base? Scelgo quello che è vero e che non è vero, secondo quello che il mio intelletto mi dice che è vero o non è vero. E questo è un paradosso che io ogni volta che ci penso mi viene da ridere, ma com'è possibile pensare in questo modo? Sono gente che quando non so più in che casella metterlo, ma questo è il mio sacro limitato, come faccio con il mio sacro limitato? Io dico cosa è vero e cosa non è vero di qualcosa che è verità divina. Allora, per cominciare a far entrare dentro, a far posto alla verità divina, io devo fare posto. Per cui ogni cosa che studio, che mi proviene dalla verità divina, se sento che non sono d'accordo, la mia conclusione deve essere, non l'ho ancora capito abbastanza bene, non è, questa cosa che lo tzaddik ha detto è giusta e quest'altra no, perché io con la mia mente so e decido e giudico che non è giusta. È ridicolo, no?
però posso dire questa non mi convince perché dentro mi muove delle cose, perché io fino adesso ho visto le cose e ho pensato così, e questa è una riprova, un momento. Ma allora io voglio incasellare o voglio capire? Se voglio capire, tolgo il mio casellario, apro qualcosa di nuovo, e ogni volta che sento qualcosa, ogni volta faccio in modo che è come se la sentissi per la prima volta. Se noi riusciamo ad atteggiarci così nel nostro studio della Torah, vedremo che faremo passi da gigante e ogni volta scopriremo ancora e ancora e ancora. Grazie. Posso condividere un'altra cosa? Non so se... Certo. Io non ho conosciuto il padre della Esther Namda, ma ho sempre sentito di lui che era un tzaddik. Allora abbiamo fra di noi una donna che è la figlia di un tzaddik. Era molto nota nella nostra comunità di Israele e dappertutto. Quando la gente andava da qui, andava a visitarlo. La Esther può dire qualcosa di suo padre? Non so. Deve aprire il microfono. Esther, devi aprire il microfono. Mi sarebbe aver piaciuto di averlo conoscere, ma non avevo la fortuna. Rifki! Aiuto! Cosa hanno lasciato e non ha sentito? Ruffi, glielo puoi aprire tu, eh? No, aprire non glielo posso. Ah, posso, no, aprire, solo chiudere. No, posso invitarla ad aprire, ma non aprirlo. Ah, ok. Ma si vede ancora? Sì, si vede. Adesso no, però si vedeva. Forse è uscito un momento. No, niente, no. Volevo far sapere che l'Esther... è uscita, quindi adesso proverà a rientrare, probabilmente. È la figlia di un uomo che era un tzaddik, veramente. E lei è così umile che non lo dice magari. Ecco, sta rientrando. Non c'è riuscito. Sì, eccola qua. Ruth, mi è venuto in mente perché hai detto tzaddik e io pensavo... se ho conosciuto uno tzaddik nella mia vita, non lo so, personalmente non so. Consideravo mio padre un tzaddik, ma non a livello del padre della Esther. Quando si parla di tzaddik in genere, veramente di tzaddik, se si studia il taglio... Sì, ecco, adesso ti sentiamo, vai. Mi manca tanto mio papà, veramente. Lui era mekubal più di... lui sapeva... leggere sulla mano e diceva le cose che vede, ma e lui vedeva le cose. Noi nella famiglia non siamo sentiti tanto, ma l'altra gente si sentiva di più. Mevina? No, che in ebraico posso spiegare di più. Spiega in ebraico. Abba sheli hua haya mekubal, aval bamishpacha lo hergashnu et ze ki ze hayinu krovim elav, aval anashim acherim hergishu ma shehu omer, mevina? Vehu amar hakol nachon. Achrei shehu niftar veshamar lanu dvarim, rainu shebaemet hakol nachon. Lui leggeva sulla mano della persona e sapeva le cose. Sì, era molto, era più mikubal. Sì, era molto tzadik. Ha traito to? Ani lo ra'iti oto. Bishze ani omeret, lo haya li, aval shamati alav tamid harbe. Ken, hu amar dvarim me'od me'od nechonim she'achshav she'kulo nimtza, anachnu ro'im she'harbe dvarim rivelato. זהו, ממה? אביבה לפרופסיה. סי, סי, סי. ברוך השם. אהונה פרופסיה, אהונה גוסה גרנדה, דצדיקים, ג'וס. סי, 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 סי. אהרה מולטו גרנדה.
Ma ha vissuto da tzaddik, non solo che leggeva la mano, Esther. Sì. Credo che ha vissuto la vita di tzaddik. Non gli interessavano. Mangi il formaggio. No, era molto semplice, molto semplice. Esther, io devo salutarvi, devo chiudere, scusate. Ciao. Anch'io vi saluto. L'alakha, se si riesce. Allora, l'alakha brevissima, così almeno ne ho scelta una breve. Allora, le chalot vanno posate prima dei lumi. È opportuno collegare le chalot sul tavolo prima dell'accensione delle candele. E basta, come poi si vede più avanti, eccetera. Ecco, comunque vanno messe prima le calotte e poi si accendono le candele. Buono sapersi. Per chi è interessato, domani, per chi è interessato su Zoom, sempre lo stesso Zoom, c'è una itvadut particolare per le israeliane, per Yutet Kislev, dove ci saranno due che parlano di qualità, più il violino che voi avete conosciuto, e per cui penso di poter capire abbastanza, conveniente partecipare. Ciao a tutti, grazie Ruth, grazie di tutto. Grazie Ruth. Ciao a tutti. Però poi non ditevi dietro le mie spalle, ma insomma, cosa dice quello, non si capisce niente. Ditemelo a me, se succede. Grazie. È tutto pronto, tutto ok. Tutto bene. Okay. Saluti a tutti. Grazie. Ciao.